Buongiorno e benvenuti su meteogiuliacci.it. Domani, domenica 24 marzo, la perturbazione numero 10 entrerà in piena azione sull'Italia, determinando un peggioramento del tempo, soprattutto al nord, dove continuerà a piovere. Nubi invece sulle regioni del centro Italia, ma in genere senza piogge, bello ancora sulle regioni meridionali. Però attenzione perché dalla sera la perturbazione inizierà a richiamare correnti fredde sul nord Italia. Queste correnti fredde determineranno un calo delle temperature e anche un calo della quota delle nevicate. Andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale. Vedete ancora il sud con il cielo in genere sereno, mentre le nubi della perturbazione ricopriranno, diciamo, il cielo dell'Italia centro-settentrionale. Il tempo allora per la giornata di domani vedrà ancora tempo bello al sud e sulla Sicilia, con qualche addensamento sulle zone ioniche, nuvoloso sulle regioni centrali, con qualche pioggia sulle zone interne della Toscana, sull'Umbria e sulle Marche, pioggia invece per tutta la giornata sulle regioni del nord, con quota neve inizialmente intorno ai 1400-1600 metri sulle Alpi, in calo dalla sera fino a 600-800 metri sulle Alpi centro-orientali e fino a 400-500 metri sull'Appennino tosco-emiliano, in particolare sull'Appennino, diciamo, che dà sul versante padano. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in sensibile calo sulle regioni del nord, qui comprese tra 6 e 8 gradi, soprattutto sulle zone di nord-est, tra 10 e 12 gradi sulle regioni di nord-ovest e tra 15 e 20 gradi sulle regioni centro-meridionali. Ho concluso, vi ringrazio per l'ascolto, ancora una buona giornata.